Trash me tool. Speriamo che vada tutto bene. La mia Calista, ragazzi, figa, non ve la auguro neanche nei vostri incubi, porca troia. 30 secondi alla generazione dei minion. La mia Calista non ve la auguro neanche nei vostri incubi. Allora, io vi dico che sono una persona che non ha praticamente mai rage quittato in questo gioco. Cioè, ci sono pochissime volte in cui sono andato AFK. Le volte in cui andavo AFK era perché ci sono stati problemi personali, oppure ero piccolo, giocavo a LOL e tipo giocavo nei momenti sbagliati e dopo mi pestavano di botte perché dovevo andare a cena e allora staccavo, oppure dovevo andare via, roba simile. Successo. Le pochissime volte in cui io ho rage quittato una partita, tra l'altro stavo giocando con i miei amici, cioè eravamo in 5 prime ed e stavo giocando con dei miei amici e ho rage quittato, è perché giocavo Kalista. Mi faceva così tanto incazzare. Ho chiamato il surrender, non l'hanno accettato, ho rage quittato. Parliamo di anni fa, però. Però è successo. Neanche per sbaglio, stipiti. Neanche per sbaglio. È duo? No, non è duo. Abbiamo incontrato il signor Gabbro. Che sono sicuro che è fortissimo. Eight? Eight, di aspettare. Non ha aspettato. Una volta che ti fai vedere non puoi star fermo lì, cioè. È ovvio che dopo li hai visti. Abbiamo perso pure i minion. Anche lei c'è ispirazione. What? Abbiamo perso dell'exp? Non pensavo di aver perso l'exp. Eravamo in range, cazzo, per prenderla. Evidentemente no, se l'abbiamo preso. Mette Udyr. Udyr arriva bot in 30 secondi. Perché è stato top. E se non arriva bot è perché ha stilato il blu nostro. One more time. Thanks for the memories. Ok. Adesso la wave rimbalza. Siamo già sopra di Minion, che è buono. Ok, Udyr ha... No. Che cazzo... Che merda di pat ha fatto che Udyr sta andando top? È rischiato, amico mio, eh? Sei andato troppo deep. Ma smetti di autoattaccare i cazzo di minion, porca troia, che rimbalza la wave, possiamo ingaggiarli poi. Dio buono. O at least zonarli. Continuano ad attaccarli, non riusciremo mai a fargliela pushare, figa. Ok, c'è più le placchettine di merda che lo difendono. Adesso dobbiamo di nuovo resettare, solo che con questa wave non ci riusciamo perché siamo in ritardo. Cioè noi 10 minuti siamo sotto la loro cazzo di torre. Dimmi te se è normale giocare in questo cazzo di modo, con la wave settata in questo modo. Queste robe proprio mi fanno incazzare, figa. Non c'è modo.
cazzo ti ha insegnato a giocare sotto la torre nemica, porca troia. Infatti, con quel World Cup era ovvio che arrivasse pure Udyr. Ok, abbiamo forzato a non prendere campi almeno. Non possiamo recollare. Non puoi contestare tu e basta, mate. Non possiamo contestare io e te. Cioè, no, è inutile. È inutile che cerchi di fare qualcosa, Senna. Non possiamo contestare io e te su un jungler e... è un Rakan. Troppo rischi. Quello che potevamo fare era giocare aggro su Xayah. E l'hai voluto buttare via. Vacca puttana, mamma, mi hai fatto cacare addosso. Porco cazzo. Questa era mia mamma che starnutiva. Mamma mia, mamma. Vacca. Ah, l'hai comprata tardi allora, almeno questa. Ti do i punti. Siamo sotto di CS adesso, tipo, cioè, questo qui non dovrebbe avere 10 CS. Porca troia. Ne ha 53. Certo. Te scherzi, Admini, uno dei nostri vicini una volta... c'è un'amica di mia sorella che vive qua vicino. Una volta ha mandato un messaggio a mia sorella con scritto: ma quella che ha appena starnutito è tua mamma. Vive a 200 metri da noi, tipo. Vabbè, Xayah come al solito. Ciao, wave clear di Dios. Quante stacca il mio amico? 33, va bene. No. Hai fatto una turbo stronzata, mate. Ma che cazzo mi pinghi, imbecille? Vabbè, non importa. No way. Sono anche a pingarmi. Gli ho salvato... sono andato in su due persone per tirare l'exo sulla di carry avversario dopo che ha fatto una stronzata. Oppure il coraggio di pingarmi. Sto subumano. Questo sottomarino umano, figa. Che coraggio la gente ogni tanto pinga, veramente. Quella V potevo risparmiarmela. Prendiamo le scarpe. 50 secondi Drake, cerchiamo di non perderlo questo. 2-0, quella Xayah è un bidone. Io come support c'ho... Giampiero d'Assisi, Dio buono.
Avrebbe fatto tanto ridere, Admini. In quel caso io l'avrei lasciata morire, avrei fatto bene o no? Warrigon, quando io sono andato in, che ho tirato l'Exos su Xayah, avresti fatto male a lasciarla morire, perché non so se hai visto, ma lo stavamo ribaltando il fight. Cioè, avevamo fatto tanto danno, gli abbiamo fatto partire dei heal, gli abbiamo fatti ultare, era tutto giusto, fino a quando lei non è rientrata per farsi killare istantaneamente da una ulti di Xayah che aveva recuperato tutti gli HP e aveva purilato. Ok? Finché gli avevamo fatto utilizzare più spell di quelli che utilizzavamo noi, e tutto, basta però, mezzo, cioè. Veramente basta se cominci ad essere stancante col tuo positioning d'accesso. Tolgo i ping a Senna perché ha rotto il cazzo. Adesso si è messo a pingare pure Volibear. Ma che cazzo fai? La culo possiamo usare. Ah, fuck. Però Jungla sta beccando veramente un sacco di roba. addirittura. Molto forte la ulti di Volibear. Mi scordo sempre che disattiva le torri. Devo mettermelo in testa prima o poi perché mi faccio sempre dai vari, dai voli. Buono, buono. Non è neanche partito l'exhaust, quindi ho evitato di sprecare della roba. Basta. Vai, complimenti, stai ancora lì. Dai, dai, grande. Vai, grande, grande. Lane tempo assurdo, bravissimo, bravo. Bravo, grande, grande. Mamma mia, quando la gente è ridicola. La gente è ridicola proprio. Ah, questo lo gestisce già lui. Poi c'è già Fizz. Quindi non andiamo mid. Mamma mia, sto support. Che cane. Sei proprio un grande. Un grande stronzo. Questo qua è platano. Rune di questa Kai'Sa. E Love Blades. Tutte le robe normali di Love Blades. E ispirazione. Ci metti consegno e biscotti. Ispirazione cosmica, Cosmic Insight, non mi ricordo come si chiama. Intuito cosmico. La corazza delle torri cadrà presto. Perfetto. E va a cadere. Giusto. Va bene, raccogliamo. Siamo a tempo e basta. Ci potenzia la Q con questo back. Quindi è importante. Ok. Tremo bot. Guarda che bella wave succosa che sta arrivando sotto la mia torre. Chi è che c'ha? Cazzo, c'hanno i minion più forti loro. Ah beh, hanno preso la torre, giusto, vero. Non fai boots? Ce l'ho già i boots. Ah, i boots delle rune. No, i boots delle rune, ragazzi, sono la runa più merdosa che esista per i carry, penso. Da
quando ci mettete così tanto per prenderli, ragazzi, veramente un cesso di rune. No way. Non ha senso prenderli. Se andate a vedere, anche i pro hanno switchato tantissimi a Cosmic Insight e vi assicuro, ragazzi, provate Cosmic Insight, perché avere lì il flash, l'exhaust, quello che giocate prima, è fortissimo. Cioè avere della CDR sulle spelle dell'evocatore è veramente una roba impressionante. Infatti prima o poi lo nerferanno. Sicuro. Prima o poi è molto probabile che lo nerferanno. Cioè guardate, ho l'exhaust prima dell'ignite. Cioè, vedete l'ignite di coso? Di Rakan? Io ce l'ho 3 secondi prima del suo ignite. L'exhaust, che normalmente ha un cooldown più alto. Not bad, eh? Come roba. Il flash 50 secondi in meno. Oh, stiamo scherzando. 50, 46. Però vabbè. Insomma. Mamma mia che scoppio. Corre! È il Corridoros. Bene. Una volta resettata la wave, andiamo a fare il Drake. Andiamo a spaccare questa torre. Che palle sta merda di Orianna. Dobbiamo andare a bot. Cioè, dobbiamo divare quella merda di Orianna con la ulti, cazzo. Una volta che la deviamo con la ulti, la devastiamo. Con l'ulti di coso. Di Volibear. Pushiamo la prossima wave. Un nemico è stato ucciso. Recogliamo, andiamo mid. Ok, prendiamo una pink. Not good quello. Perfetto. Worth. Quanto hai di stack? Non lo vedo. 75, va bene. Ci hanno visto. Dai minion. Devastiamolo. E fare in culo. E via. Nice. Ok, ce l'hai tu. E forse era meglio piazzarlo fra un attimo. Come ha fatto Fizz a morire 1v1 da Orianna? Non c'è nessuno mid. Questo se me lo lasci è godlike. C'era bisogno che lo startassi, me lo faccio da solo. Adesso perdo soltanto del timing, però vabbè, non importa. Vendiamo questo. Questo. Via. Torniamo di nuovo verso la mid lane. Cerchiamo di chiudere questo il prima possibile.
questo momento sto avendo fatica a trovare il mio playstyle con Kaisa. Prima con la Kaisa P scoppiavo la backline e scappavo. Invece adesso non mi trovo bene a giocare così. Come dovrei giocarla? Dovresti imparare a giocarla bene. Perché con quella P, se facevi quello, era semplicemente perché il danno burst ti permetteva di fare una roba del genere e di giocarla in modo inefficiente. Mentre invece adesso devi giocarla per forza nel suo modo da di carry, ovvero devi giocare con l'invisibilità per riposizionarti, devi avere qualcuno davanti che tanca. Ho dovuto flashare lo stesso, a sto punto potevo flashare e basta. Oh, ma quei cazzo di minion dove vanno? Porca troia. Minion. Oh, ma c'è Yasuo. C'è uno Yasuo in questo game. C'è uno Yasuo in questo game. Abbiamo 40 secondi per prendere quella torre. Dai, raga. Attenzione a Baron. Che up. Se non tutti i bot ci devastano. Va bene, recolliamo. No, non recollo. Troppo tempo. In teoria non possono tentare Baron senza che li vediamo, quindi non mi faccio vedere, faccio farmare Fizz alone. Così siamo sicuri di. Fizz? Ci servi qua? Fizz? Ma Fizz ha recollato, dio buono. Mostro. Della monnezza infinita. Ah, niente. MB. Cioè io sono andato automaticamente fuori posizione perché un testa di cazzo ha deciso di recollare a 2 secondi dal Drake. Ah. Dio buono. Che stronzata. Che turbo stronzata. Da qui non potevo già più fare niente. Perché se facevo questo giro qui era troppo largo. Sapevo che qua c'era Orianna, cazzo. Fa un sacco di danno quello Orianna. Prendiamo livello 13, oppure la Zeal. Da quanti anni giochi? Ho creato il mio account alla fine della season 2. Era un po' troppo greedy, come cosa. Non si fighta nei posti piccoli contro Xayah e contro Orianna. No jump. Sì, lo so che c'è il Nashor up, Voli. La tua squadra ha distrutto un inibitore. Quella toglietela, bravissima. Nessuno ha una ward per lì? Nessuno? Niente? Nada? Nulla? Molto matto questo flash. Molto matto questo flash. Lo so, Voli, lo so. Però devo beccare, ho 1500 gold. Quella torre era una bella call. Però... con dei 1500 gold mi spiace.
Prendiamo anche l'elisir perché col prossimo fight vinciamo. Spacchiamo tutto quello che c'è top. Questa rimbalza? No, ancora no. Al massimo ci può andare Yasuo o Rian. Non è un gran problema. Garen, prepare to back if they push bot. Bene, Orianna adesso lo... Garen adesso la smonta. Andiamo a prendere minion. Questo Yasuo continua a tirare quelle cune del cespuglio, convinto che ci sia qualcosa di strambo. Che stia cercando di colpirlo, non so perché. Terrorizzato dal cespuglio, Yasuo. Apprezzo tantissimo questo dive, però... Figa, non riuscivo... Flash, V, Q, E, cazzo, mazzo, culo, via.